Amici di Piero da Saronno, vi auguro a tutti una buona giornata. Oggi mi trovo in centro a Saronno, alla Cafferia, e con me c'è la signora Sofì. Chi è la signora Sofì? Beh, veramente la conosco poco, la conosco da un paio di settimane forse, ma è subito risultato un personaggio simpatico. Sentiamo un po', cominciamo a chiederle qualcosa. Racconti qualcosa della sua infanzia. Sì, buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qua. Allora, io mi chiamo Sophie Goodman e sono nata a Londra, mia mamma era inglese, mio papà era tedesco, e poi sono finita in Italia per il lavoro di mio padre, e però insomma diciamo ho sempre avuto un'infanzia in mezzo a varie culture, ho sempre sentito parlare molte lingue, ho sempre girato un po', andavo tutta l'estate in Inghilterra, un po' andavo in Germania, poi mio papà è andato a vivere in Svizzera, per cui noi siamo rimasti in Italia, però andavo sempre in Svizzera. Poi insomma mio papà si è anche dopo risposato con un'austriaca, per cui insomma andavo anche sempre in Austria. E tra l'altro poi ho sposato mio marito, che anche lui è mezzo austriaco, cioè la mamma di Vienna. Per cui io sono insomma sempre stata abituata a girare, a vedere varie culture, a vedere vari paesi, e questo diciamo mi ha portato a essere una persona molto aperta alle altre culture, curiosa, e diciamo è sempre stato un aspetto predominante della mia vita. E infatti non a caso io adesso lavoro in una banca americana, in un contesto internazionale, e tra l'altro come seconda attività, così un mese all'anno, insegno anche alla Luke in inglese. Per cui diciamo questo mio aspetto un po' esotico è sempre stato predominante nella mia vita, e tra l'altro anche un aspetto che ho cercato di trasmettere ai miei figli. Io ho due figli, due maschi, e tra l'altro gli ho sempre parlato in inglese, però li ho sempre portati in giro e li ho sempre voluto crescere aperti verso gli altri, aperti verso le altre culture, perché penso che veramente, nonostante che io mi trovo benissimo in Italia, mi piacciono molto gli italiani, penso comunque che sia sempre un arricchimento. Ecco, e ho voluto insomma un po' spiegare le mie origini e adesso perché vivo in Italia. Veramente quello che io volevo sapere inizialmente era proprio la vita di quando era fanciulla. Sì, allora io vivevo comunque in Italia e ho studiato in Italia. Certo, a quei tempi mi sentivo sempre un po' strana, perché la maggior parte dei miei compagni erano italiani, avevano delle famiglie tradizionali, mentre io venivo da una famiglia diciamo un po' fuori standard. E infatti, adesso che mi fa venire in mente, io tutte le estati andavo in Inghilterra e andavo, mi ricordo quando andavo da mio zio, che aveva un cottage nel Sussex in cui era veramente selvaggio, cioè io andavo sui cavalli senza sella, vivevamo senza riscaldamento, ma era proprio un loro modo di vivere. E io mi ricordo che sentivo anche i Beatles, il porridge, e poi a quei tempi c'era molta differenza tra l'Inghilterra e l'Italia, cose che adesso vedo molto meno. Appunto mi ricordo tutti che facevano queste sigarette, fumavano, un po' bevevano a Carnaby Street, era un po' un ambiente diciamo alternativo, non so, anche diciamo sessualmente tutti molto aperti. Io mi ricordo i figli degli amici dei miei genitori, che insomma andavamo a Londra, tutta gente comunque insomma che studiava, c'è cioè un ambiente diciamo di persone buone, cioè, però erano molto molto aperti, non so, i figli e le fidanzate li facevano arrivare in casa, cioè tutte cose che adesso vedo in Italia dopo 20-30 anni. E io mi ricordo che quando mi invitavano alle feste, la cosa che a loro interessava è che io portassi una bottiglia di vino. E io in quei tempi vivevo a Milano, in cui insomma alle feste si beveva Coca-Cola, non c'erano molti alcolici, e io vedevo molto questa differenza. Cosa che poi veramente nella moda, io mi ricordo che mia sorella ci divertivamo tantissimo andare in Inghilterra, perché vedevamo le vetrine proprio completamente diverse da quelle italiane, non so, c'era tantissimo viola perché il colore è reale, e noi proprio andavamo a comprare dei capi che a Milano proprio non esistevano. Ma questo mi è successo anche andando in Svizzera, andando in Germania, e poi io, mio papà da piccola mi ha iniziato a mandare in giro a 18 anni, io a 18 anni sono andata in India. E i miei genitori mi hanno sempre fatto viaggiare molto, ma viaggiavo poi
in condizioni economiche, cioè, però io veramente ho fatto di tutto nella mia vita, però questo mi ha veramente, penso che mi ha anche dato coraggio, io non, cioè, davanti a qualsiasi situazione, anzi io la vivo proprio con entusiasmo, e mi ha dato a qualsiasi cosa, a qualsiasi ambiente, a qualsiasi cibo, e probabilmente io veramente posso passare da una bettola a magari un albergo a 5-6 stelle, cioè sono sempre stata abituata ad avere questi ambienti molto variegati, e penso che forse questo mi hanno lasciato ancora adesso a una grossissima curiosità verso la vita e a un grande entusiasmo. Penso che questo veramente me l'hanno passato i miei genitori. Mio papà a 80 anni comunque continuava a fare il consulente, continuava a lavorare, mia mamma poi si è ammalata e purtroppo ha dovuto un attimo limitarsi. Però ci hanno sempre educato a essere indipendenti, ci hanno sempre detto, ho educato a essere, io ho una sorella, a essere donne autonome. E questo, io mi ricordo con le mie amiche, avevo un po' un'educazione un po' diversa, che adesso effettivamente inizio a vedere nelle ragazze più giovani. Inizio a rivedere me tanti anni fa. Quando è arrivata a Saronno, il primo impatto con Saronno com'è stato? Allora, io ho già avuto un impatto prima, perché io quando i bambini erano piccoli noi abbiamo lasciato Milano e siamo andati a vivere a Rescaldina, per cui l'impatto c'è già stato, cioè loro mi chiamavano, me lo ricordo, un po' l'inglese, quando io in una città come Milano vengo confusa in mezzo a mille altre nazionalità, e lì mi veniva da ridere perché, non so, l'insegnante dell'asilo, io me lo ricordo, un giorno mi hanno chiamato dicendo che io non comprivo abbastanza i miei figli, cioè non li vestivo abbastanza. Per me era normale, perché in Inghilterra, figuratevi, quando piove la gente va in bicicletta, sta in golf, in t-shirt. Cioè, per me era magari normale non dargli il cappello, i guanti, ma non perché ero una mamma snaturata, è perché ero una mamma col mio modo di essere. E io mi ricordo, proprio la maestra dell'asilo mi aveva detto che ero troppo inglese, al che ho sorriso, perché io avevo rispetto di lei, però io avevo questo modo di far crescere i miei figli. E mi sono sempre resa conto di avere un po' le mie idee, però alla fine perché no? E allora, appunto, come dicevo, ho anche insegnato proprio ai miei figli sempre a girare, essere aperti alle lingue, e mi fa piacere perché penso di averglielo questo sì trasmesso. Per cui dopo Rescaldina effettivamente i figli iniziavano a crescere e sì, mi piaceva, però mi mancava un po' la città. E allora alla fine abbiamo scelto Saronno semplicemente per un discorso, siamo venuti per caso, per un discorso di comodità. Io lavoro a Milano, i ragazzi studiavano a Milano, per cui è semplicemente per i collegamenti del treno, e poi perché è una cittadina, c'è tutto, noi viviamo vicino all'isola pedonale, per cui veramente c'è tutto, e poi in 10 minuti, in un quarto d'ora, tu arrivi a Milano. E infatti anche ieri sera, faccio un esempio banale, ieri sera io sono andata a un concerto al Duomo a sentire il volo ed ero molto indecisa se andare con il mezzo o andare in treno, perché io di solito magari se vado la sera così mi fermo anche per lavoro, non è mai fino a tardi, io giro sempre in treno. Alla fine il concerto è finito alle 10:30 e ho pensato, certo, potevo proprio venire in treno. E questa è una cosa che apprezzo molto di Saronno, cioè piccola, ancora umana, le persone hanno ancora il tempo, insomma, un po' di parlarti, però vicino alla metropoli come Milano, a cui io comunque sono sempre affezionata perché ci sono cresciuta. Anche se adesso, devo dire, mi piace sempre molto andare, però mi piace anche la tranquillità di Saronno. Lei ha detto che ha 2 figli, vi racconta un po' qualcosa di loro? Allora, i miei 2 figli sicuramente rispetto a me hanno scelto 2 strade completamente diverse. Io mi sono laureata in economia, ho sempre lavorato nell'ambito economico e confesso che non mi sarebbe dispiaciuto se uno dei 2 figli, insomma, prendeva un po' la mia strada. Ma poi alla fine, insomma, li ho fatti scegliere, cioè ho capito che, specialmente al giorno d'oggi, tu devi fare quello che ti piace, perché io sono sempre più convinta che adesso non è tanto importante quello che fai, ma come lo fai. Cioè io continuo a lavorare, mi piace lavorare tantissimo e mi piace anche perché mi mantiene giovane, mi mantiene aperta al futuro, e questo mi fa anche capire i miei figli, cioè mi fa capire un po'
come sta andando insomma avanti il mondo, almeno spero di riuscire a capirlo. E una cosa di cui io credo adesso è questo, cioè veramente scegliere nella vita quello che ti piace. E ho due figli che hanno scelto due strade al momento veramente completamente diverse, perché il mio grande, sì, gli piace la cultura e la storia, e questo mi fa anche sorridere, perché mia mamma viene da una famiglia proprio di insegnanti, professori, mio nonno aveva una tipografia, per cui artisti, culturali, e in questo io in Tommaso vedo un po' la mia famiglia, ecco. Mio marito ogni tanto sorride e dice, beh sì, perché mio marito magari è un po' più manuale, io mentre sono più, diciamo, parte accademica. Invece l'altro mio figlio si è laureato allo IULM in comunicazione e adesso è in Corea. È in Corea perché sta facendo un master in coreano, lui è stato in Mongolia, cioè ama molto l'Oriente. E noi insomma come genitori, come ho detto all'inizio, avendo sempre educati insomma ad essere aperti, non abbiamo potuto dire di no il giorno che mio figlio è voluto partire. Certo ci manca, però dall'altra parte è anche un arricchimento, perché io alla fine imparo molto dai miei figli, hanno scelto due strade completamente diverse, mi raccontano quello che fanno e devo dire che mi affascina, perché poi anche il mio stesso mondo lavorativo sta cambiando tantissimo. Io mi arrabbio quando mi dicono ma tu sei dipendente. Sì, io sarò dipendente, ma io sono in una banca americana, cioè io tutti i giorni devo essere attiva, mi devo inventare il lavoro, cioè noi non siamo in una realtà statica, noi siamo in una realtà dinamica, e questo a me alla fine piace, perché forse mi rispecchia un po' il mio passato. Io ho a che fare con tutto il mondo, io parlo con uffici sparsi in tutto il mondo e per cui sono sempre insomma al contatto con varie persone, tra l'altro ho proprio un collega coreano in Germania per cui tutto questo insomma mi fa stare anche vicino ai miei figli, ma vicino diciamo da un punto di vista di esperienza, ecco. E questo insomma devo dire che mi piace molto. Fra tutte le città che ha vissuto, Milano com'era ai suoi tempi? Allora, mi ha fatto venire in mente un aneddoto divertente. Mia mamma è nata a Londra e è cresciuta a Londra. Tra l'altro ho conosciuto mio papà che era venuto dalla Germania, perché mio papà era ebreo e per cui è dovuto scappare dalla Germania a 13 anni. I genitori l'hanno messo su un treno perché sennò insomma non sarebbe più potuto, insomma sappiamo che fine avrebbe fatto. E poi i genitori l'hanno raggiunto. Mio nonno suonava al piano, mia mamma era una cantante lirica. E per cui insomma sono venuti in Inghilterra, erano una famiglia abbastanza artista, e mio papà ha conosciuto mia mamma sulle scale a Londra perché erano tutti lì, mia mamma aveva 27 anni e mio papà era un ambizioso, era molto ambizioso, io l'ho sempre ammirato, perché lui ha fatto chimica di serale perché di giorno doveva lavorare, e lui avrebbe, secondo me lui era un economista, guarda, lui amava giocare in borsa, però alla fine ha fatto chimico, si è insomma sempre lavorato, e a un certo punto gli avevano proposto di venire in Italia. I miei genitori si erano appena sposati e mia mamma dal centro di Londra, una frazione che si chiama Hampstead, che tra l'altro è una zona molto bella di Londra, si è trovata a Metanopoli, 60, cos'è mia sorella, 65 anni fa. Per lei è stato uno shock, perché Metanopoli era ancora nei campi, fuori Milano. E mia mamma mi raccontava che si metteva a fare la maglia, ma lei teneva, come si dice adesso non mi ricordo, le metteva sul pollice. E tutti la guardavano, perché nessuno era abituato a vedere una persona lavorare a maglia. Poi ci metteva in mutande sul terrazzo, perché per noi era normale nella cultura inglese, si è vista che arrivare la polizia un giorno. Proprio lei ha avuto uno shock culturale pazzesco. Poi si è messa a insegnare inglese, dopo va bene, dopo insomma sono andati più nel centro di Milano, tra l'altro sono andati a vivere in zona vicino al carcere di San Vittore, dicendo che tanto il carcere l'avrebbero spostato. E il carcere è ancora in via San Vittore. per cui mio papà lo vedevo poco perché era sempre in viaggio e a un certo punto è andato anche a vivere in Svizzera, per cui io veramente lo vedevo una volta al mese. Però insomma mi ha sempre trasmesso, mio papà parlava 5 lingue. Switchava da una lingua all'altra come se fosse niente, perché lui è nato in Germania, è andato in Inghilterra,
poi dopo viveva nella Svizzera francese, per lavoro aveva spagnolo e a 40 anni si è messo a imparare il giapponese. Per cui lui parlava giapponese, aveva questo amore per l'Oriente incredibile, voleva che noi andassimo a vivere in Giappone, al che mia mamma si è rifiutata. E adesso mi fa sorridere che mio figlio ama l'Oriente come il nonno. Il nonno non c'è più, però chissà, magari dall'alto vede mio figlio, perché vedo proprio questa passione in comune. È interessante, poi insomma, come i tuoi figli poi ti ricordano delle cose. Invece mia mamma non amava viaggiare, mia mamma sarebbe rimasta in Inghilterra, mia mamma voleva tornare in Inghilterra, ma poi purtroppo si è ammalata ed è rimasta qui insomma per stare vicino a noi figlie. Io tra l'altro ho vissuto un anno in Svizzera, per lavoro, però prima di partire ho conosciuto mio marito, per cui poi insomma ho fatto diciamo una scelta d'amore e sono tornata in Italia. Per cui diciamo sì, nel mio piccolo penso di aver avuto una vita varia. Diciamo vita varia, veramente varia. E vi auguro insomma che continui. Infatti quest'estate sono stata a Seul a trovare mio figlio. Mio marito non ama molto viaggiare, lui fuori dall'Europa non viaggia. Allora io sono andata da sola, ho preso Malpensa a Seul. Magari è un paese che io non avrei visitato, ma sono andata per mio figlio e devo dire che effettivamente è stata un'esperienza incredibile, anche perché lui parlando coreano mi ha portato in giro per tutta la Corea, cioè siamo stati in posti incredibili e infatti mi piacerebbe se Tommaso magari lo andasse a trovare. E mio figlio adesso ha tutti questi amici, Taiwan, Giappone, Turchia, Bielorussia, per cui indirettamente continua a farmi vivere questo mio amore che probabilmente avrò sempre per tutte le varie culture. Però anche a Saronno ci sono molte straniere, perché io vado in una palestra che si chiama Miss Sporty e ho conosciuto di tutto, anche una svizzera, tedesca, cioè tantissime straniere, e mi viene da ridere, dico, in fondo io sono qua, è del lago di Costanza. Anche a Saronno comunque c'è sempre questo aspetto, magari a Milano è più evidente, ma c'è anche qua, perché ormai sempre di più le persone si spostano, matrimoni misti, penso che anche i giovani, io quando ho iniziato a lavorare, trovare un italiano che parlasse l'inglese bene non era così facile, mentre adesso ho trovato un incremento del livello di inglese incredibile, perché molti italiani o vanno per lavorare o vanno per studiare, poi magari ritornano dopo tanti anni perché comunque insomma stanno bene in Italia, però lo vedo e vedo tanti italiani nei nostri uffici a Londra, a New York, a Parigi, vedo tanti giovani e poi mi piace anche vedere il loro curriculum, perché magari hanno fatto non so l'università di Torino, cioè a un certo punto hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e partire. Questa è una cosa che mi piace molto. E anche alla LUC, dove insegno io, che è un corso in inglese, i ragazzi al secondo anno vanno a studiare un anno all'estero. E siccome sono ormai 10 anni che insegno, poi li vedo su LinkedIn. E anche lì vedo veramente le scelte più disparate ed è sempre una cosa insomma che mi affascina. Ha insegnato solo all'università oppure anche in altri contesti? Sì, ho insegnato anche al comune di Rescaldina nel 94, perché ero rimasta a casa insomma, perché avevo i bambini molto piccoli e nessuno me li curava, per cui sono rimasta a casa qualche anno, per cui sono andata in comune, ho chiesto se potevo insegnare l'inglese, mi hanno detto di sì e anche lì è stata una bella esperienza, perché erano italiani che lo volevano imparare per lavoro, per affetti, privatamente, e devo dire che si impegnavano. Ecco, comunque non ho detto una cosa, io perché adesso comunque continuo a tenere l'università, che comunque per insegnare all'università io prendo le vacanze, cioè per me è un lavoro in più, ma io lo tengo perché quando smetterò di lavorare, che adesso ancora qualche anno, a me piacerebbe veramente continuare a lavorare con i giovani, cioè trasmettere tutto il mio know-how ai giovani. Perché io lo vedo questi ragazzi, appena insomma io cerco anche di dare esempi pratici del mio lavoro, io proprio li vedo molto interessati, che mi chiedono consigli e questo mi piacerebbe farlo in futuro, ridare quello che tante persone hanno dato a me e mi hanno insegnato.
Abbiamo parlato di tanto e di tanti, ma di suo marito abbiamo detto proprio poco poco. Sì, è vero. Mio marito, io l'ho conosciuto, pensate, in Grecia, perché io dovevo partire per la Svizzera. Io lavoravo alla Pirelli, penso insomma che posso dire dove lavoravo, e a un certo punto mi hanno offerto di andare in Svizzera, avevo 29 anni. Allora la settimana prima di partire, 10 giorni prima, con mia madre, mia sorella e mio cugino inglese, abbiamo deciso di andare alla Valtour in Grecia a rilassarci all'inizio di giugno, dal 2 al 9 giugno. Io sono arrivata lì molto tranquilla, insomma, perché dovevo partire, e mia mamma inizia a parlare a questo ragazzo. Insomma, si sono trovati simpatici. E poi alla fine, insomma, sai, alla Valtour ti mettevi in questi tavoli, perché lui ha iniziato, insomma, a sedersi, e lì, insomma, ci siamo conosciuti. Per cui veramente destino, perché quando siamo tornati io avevo tutta una settimana piena, perché dovevo salutare un sacco di persone. L'unica sera libera era il mercoledì. Lui mi ha chiamato e mi fa: Sofia, vuoi uscire mercoledì? E io ho detto va bene, per cui siamo usciti e poi insomma ci siamo conosciuti. Poi lui ha iniziato a venirmi a trovare in Svizzera. Io ho vissuto un po' a Zurigo e poi a Basilea, e tra l'altro è stato un bel periodo, perché lui veniva, noi ci vedevamo spesso il weekend, andavamo a sciare, andavamo a visitare tutte le città, siamo andati nello Jungfrau, siamo stati a Strasburgo, per cui è stato un bellissimo periodo. E poi dopo alla fine io ho chiesto di ritornare in Italia, e ho chiesto insomma il trasferimento, e poi dopo insomma ci siamo sposati. E poi l'anno dopo siamo tornati alla Valtour e ci hanno preso tutti in giro, perché la Valtour insomma di solito sono magari posti dove tu così conosci una persona e magari un'avventura, mentre noi ci siamo proprio sposati e ieri abbiamo festeggiato 31 anni di matrimonio. E chissà, magari un po' il nostro misto sangue, la nostra visione, così anche lui, papà italiano, mamma straniera e viennese, e magari questo insomma ci ha accomunato. Così per concludere, qui davanti a noi due c'è una persona che vorrebbe farle una domanda particolare, e poi salutiamo i nostri spettatori. No, ecco, magari per concludere, i sport e hobby preferiti, magari qualche ricordo anche sportivo di gioventù. Sicuramente lo sport principale nella mia vita è stato lo sci. Mio papà, io mi ricordo che ci faceva alzare la domenica a degli orari impossibili. Andavamo ad Alagna, poi parliamo insomma di tanti anni fa, cioè io ho iniziato a sciare a 6 anni, e lui ci portava a sciare tutto il giorno, anche se noi piangevamo, non importa, dovevamo. E poi ci faceva fare la scuola di sci, noi andavamo a sciare in Svizzera e lui ci guardava dietro le piante, e che noi imparavamo insomma con questo maestro e mia sorella. Per cui devo dire che è stato abbastanza uno shock. Infatti poi quando ho iniziato a sciare con i miei amici, ero abituata a sciare 8 ore. E i miei amici erano sconvolti, perché io magari avevo 18 anni, 16 anni, cioè uscivamo la sera. Io al mattino mi alzavo alle 7 e per me era normale vestirmi e andare a sciare. E tutti mi prendevano veramente in giro, perché tutti volevano dormire, nessuno, sì, se era brutto tempo, no, io invece brutto tempo, nebbia, neve, sole, perché ero stata abituata così. E io mi ricordo anche quando ho conosciuto mio marito, e un giorno eravamo a sciare nello Jungfrau in Svizzera. A un certo punto erano tipo le 4 e lui mi dice: Sofia, dobbiamo smettere. Io: no, 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 dai, l'ultima discesa. A un certo punto hanno chiuso gli ski lift. Mio marito era disperato. Grazie al cielo abbiamo trovato una persona che chiudeva le piste e poi siamo scesi con lui. Ammetto che insomma poi nel tempo mi sono un po' addolcita, adesso poi col Covid non ho più sciato per 2 anni e adesso devo dire sì, mi piace sempre sciare, ma insomma ho sciato talmente tanto nella mia vita che anche se faccio altre cose va bene lo stesso. Ecco, diciamo che non sono stata così proprio con i miei figli, però questo mi ha dato un senso del dovere che a volte forse anche un po' eccessivo, cioè se io non sono una persona che le regole sono regole, la puntualità è la puntualità, ecco, diciamo l'Italia mi ha anche insegnato a essere un po' più creativa, nel senso che bisogna rispettare le regole, però insomma ogni tanto ci vuole anche un po' di creatività. Ecco, questo devo dire che l'Italia mi ha veramente aiutato, perché la mia educazione è stata veramente veramente crucca, se si può definire. Comunque insomma io a mio padre voglio bene, ai miei genitori ho voluto tanto bene e li ringrazio ancora insomma per tutti gli insegnamenti che mi hanno dato.